Io credo che la verità sia un qualcosa che ognuno di noi deve trovare da solo e quando lo trova penso che raggiunga anche la felicità, perché non c'è niente di meglio che poi conoscere se stessi e quello che si vuole veramente. Dove cerco io la verità? Dai politici. Cerco una verità dai politici, cerco un qualcosa, una sicurezza, qualcosa che non c'è. La verità io la cerco in me stessa e nei rapporti più profondi che ho, in quello che viene nei rapporti soprattutto. La verità io la cerco nella serenità, perché essere sereno ti dà la luce giusta della vera vita, perché tu nella serenità riesci a trovare la verità, almeno secondo me. Per la mia esperienza di vita, unita a quella della mia famiglia, con mia moglie e mia figlia, è sicuramente imparare a conoscere Gesù Cristo. E questo avviene, è un fatto esperienziale, un'esperienza che vivi sulla tua pelle ogni giorno. E quindi vedere veramente seriamente un passaggio di Gesù Cristo nella tua vita. E se lo riconosci, non puoi non pensare che quello che ha fatto nella tua vita possa comunque farlo tutti i giorni. E quindi, ecco, questa per me è la verità, conoscere Gesù Cristo. Ami sob jagay shotter sondhan kori kintu kothao khuje paina ami sob jagay khujchi kintu ami chesta korbo sei shotter sondhane ber hote ebong shotter sondhan korte. Dicevo, come io in realtà da tanto tempo faccio, da circa 30 anni, un cammino di fede nella Chiesa Cattolica, nella nostra Chiesa Cattolica, e neocatecumenato, per cui ho incontrato Gesù Cristo, la verità in Gesù Cristo. E certamente, ecco, è necessario camminare e ogni giorno, insomma, chiedere al Signore che ci converta per poter scoprire e arrivare a questa verità, perché non è che la si ottiene così, insomma. Per cui, ecco, tutto è un cammino, tutto è una... E io la verità l'ho trovata in Gesù Cristo.